Benvenuti amici di Android Blog alla recensione di Wiko Highway, uno smartphone dal prezzo di fascia media ma che si crede un top di gamma. Come materiali e fotocamera ci siamo, andiamo a vedere come se la cava nel resto. Eccoci dunque in compagnia di questo Wiko. Qui potete vedere la schermata di sblocco che presenta due collegamenti rapidi più quello per sbloccare il terminale. Intanto vi dico, cosa non detta nell'unboxing, che la memoria è di 16 GB non espandibili, purtroppo poi andremo a vedere come è formattata nel menu apposito. Vi comincio a parlare di ergonomia. Praticamente questo smartphone si tiene bene in mano per il fatto che è stretto, perché le cornici laterali sono molto sottili, nonostante quelle superiori e inferiori in realtà siano piuttosto spesse. A proposito di cornici inferiori, potete vedere, forse riuscite a vedere, ma ve lo avvicino un po', i tre tasti soft touch di Android che sono retroilluminati, ma anche con la retroilluminazione si vedono a malapena. Quando vengono spenti praticamente spariscono all'interno della cornice inferiore. Comunque una soluzione buona, perché non va a occupare spazio all'interno del display da 5 pollici. E a proposito di altre caratteristiche, vi parlo della batteria, che è da 2350 mAh ed è probabilmente l'unico vero tallone di Achille di questo smartphone, in quanto con un uso intenso, parliamo di 3 caselle email in push, un po' di chiamate, 3 programmi di messaging, Facebook in push e tutte le notifiche possibili e immaginabili, io sono arrivato alle 5 di pomeriggio. Vedrete anche la percentuale della batteria come calerà velocemente durante questa recensione. Il problema è che cala velocemente anche durante l'uso quotidiano. Vi faccio subito vedere il menu batteria, eccolo qui. Tra l'altro, questa modalità risparmio energetico viene attivata in automatico ogni volta che noi accendiamo lo smartphone, quindi quando spegniamo e riaccendiamo ci ritroviamo le prestazioni della CPU, diciamo, castrate qua, senza accorgercene, e questo permette di risparmiare un po' di batteria e di illuderci che l'autonomia sia maggiore. Ma in realtà, se vogliamo sfruttare al meglio tutta la potenza di questo smartphone, dobbiamo andarci a ricordare di levare quelle impostazioni ogni volta che accendiamo il telefono, con la conseguenza di vedere calare davvero un po' troppo rapidamente la batteria. Comunque il peso c'è, e anche se è ben distribuito visto la simmetricità del terminale. E per quanto riguarda la sensazione in mano, i materiali sono davvero ottimi, sembra davvero di avere a che fare con un telefono di fascia nettamente superiore una volta che lo si tiene in mano. Parliamo ora di display. Il display è un'unità da 5 pollici, full HD, come già detto. È bello, la definizione assolutamente c'è, vi avvicino alla telecamera per far vedere come non si vedano i pixel neanche con lo smartphone, sentite, attaccato alla lente della camera. E andiamolo a vedere questo display, e come potete vedere la gamma cromatica è assolutamente buona, aumento al massimo la luminosità che però purtroppo non è molto elevata. Quando si è alla luce diretta del sole si fa fatica a leggere il display. L'angolo di visione in compenso è davvero molto buono, come potete vedere perde solo un pochettino con lo smartphone messo così di taglio, ma sono davvero piccolezze. E dove perde un po' ulteriormente il display è nei neri. Vi faccio vedere intanto tutta la gamma cromatica: rosso, verde, blu, bianco e grigio e nero. E qua la luce c'è abbastanza, il sensore di luminosità funziona abbastanza bene, ma già così si può notare la differenza tra il grigio del display e il nero del bordo dello smartphone. E peccato solo un pochino la luminosità, ma comunque, dobbiamo ricordarci sempre la fascia di prezzo, vista la fascia di prezzo questo è davvero un buon display. E parliamo ora di parte telefonica assolutamente promossa. Due sono le SIM, prendono tutte e due davvero bene, non abbiamo problemi di ricezione in nessun campo, e batte anche molti top di gamma con cui abbiamo avuto a che fare, e anche la qualità delle chiamate è davvero buona. Qui c'è la ricerca automatica, la ricerca rapida in rubrica, chiamiamo il 155 e proviamo a fare una telefonata. Attiviamo il via voce e alziamo il volume. Il servizio clienti
avessi Wind in tua strada, le dai il benvenuto. E le ricorda possibilità di registrare la chiamata. Per i clienti Wind in tua strada e per chi... Ok, come avete sentito, a parte un pochino di gracchiamento, che però diciamo è dovuto soprattutto al risponditore dell'operatore piuttosto che alla qualità della cassa. Il suono è pieno, corposo e anche con un accenno di bassi. Si sente sempre molto bene, dall'altra parte ci sentono sempre molto bene. Potente anche la capsula auricolare e di qualità elevata. Quindi una parte chiamata, una parte audio davvero buona. Andiamo adesso agli SMS per farvi vedere la tastiera. Creiamo un nuovo messaggio. Qui la possibilità, in questo caso io ho impostato solo una SIM come predefinita, ma avremo due frecce se avessimo impostato l'impostazione da qua chiedi sempre. Come potete vedere la tastiera è la touchpad, ma c'è anche quella standard di Android. Proviamo a scrivere qualcosa. Allora, il correttore funziona, io ho fatto qualche errore perché comunque con la touchpad non mi trovo molto bene, ogni tanto si perde qualche lettera, preferisco comunque la tastiera standard di Android, come potete vedere qui è presente, tastiera standard che ritengo migliore su questo smartphone. La velocità comunque è sempre buona e la scrittura è sempre reattiva. Andiamo ora a parlare di parte email, eccola qui, parte email che vede un client leggermente personalizzato come potete vedere qui da Wiko, che però porta il difetto classico di Android 4.2.2, cioè quello di non poter fare il pinch out. Comunque per il resto la casella email funziona davvero bene. Dopo l'email andiamo a parlare di browser. Ecco, entriamo nel browser, intanto stavo guardando un po' di notizie relative al OnePlus One appena uscito, ma noi andiamo sul nostro sito per vedere la velocità di caricamento. Adesso siamo sotto rete wifi. Ecco, intanto vi anticipo, intanto che sta caricando, come il browser non sia così buono come negli altri MediaTek che abbiamo provato, nonostante questa sia la versione octa-core. E troviamo qualche piccolo problema a renderizzare i siti come ad esempio il nostro, nonostante adesso siamo in fase di transizione con una piccola rivoluzione anche a livello del sito, potete vedere come abbia problemi a renderizzare i banner pubblicitari, praticamente non ci impedisce, praticamente ci impedisce di navigare correttamente sul nostro sito. Ma noi andiamo a prendere un sito anche per certi versi più pesante, quello del Corriere, facciamolo aprire in modalità desktop che è presente come potete vedere qui, come per quanto riguarda il browser stock di Android, vedete qua già meno problemi nel caricamento e parte fluido, permette di effettuare operazioni anche durante il caricamento, solo ci metterà un attimo a renderizzare tutte le parti più pesanti. Ecco, vedete, ce l'ha fatta. Adesso che più o meno ha caricato tutto, ecco, perfetto, ha soltanto un problema di connessione di rete, vabbè, noi al momento lo ignoriamo, ma vi faccio vedere come si riesca a navigare. Ma sinceramente sulla versione precedente di dei processori MediaTek avevamo un browser più reattivo e più veloce. Adesso non so se dipende dalla ottimizzazione MediaTek o da quella di Wiko, comunque navigazione web che sì è sufficiente ma non così performante. E parliamo ora di una delle parti migliori di questo smartphone oltre ai materiali, quella della fotocamera. Intanto vi faccio subito vedere, aprendo qui, l'interfaccia della fotocamera come è fatta. Sono davvero tante le impostazioni e qui la possibilità di usare l'impostazione CinemaGraph, che praticamente permette di effettuare una piccola foto animata su stile Lumia se svogliamo. La modalità sfera è il Photosphere di Android e la modalità gomma che permette di eliminare oggetti in movimento che passano davanti all'obiettivo durante le nostre foto. Qui le modalità scene, come vedete qualche problema di traduzione dei menu su questo smartphone, lo troveremo anche in altri ambiti. C'è l'HDR che funziona bene, c'è la modalità panoramica e le varie modalità di messa a fuoco. Qui le impostazioni relative alla fotocamera, come la sequenza scatti, la dimensione della foto che ricordo è da 16 megapixel in 4 terzi, passa a non mi ricordo se 5, proviamo,
No, passa a 12, benissimo, e ha in modalità 16 noni. Qui la possibilità di settare le ISO e qui tante altre impostazioni. Guardate qua, queste sono le impostazioni generali, queste sono quelle della fotocamera che abbiamo appena visto e queste quella della videocamera che andremo a vedere tra un attimo. Non si può impostare la risoluzione, solo la qualità del video, video comunque girato a 1080p. Proviamo comunque a effettuare uno scatto, ecco qui il nostro simpatico soggetto, ha rilevato il volto. Ecco, lo scatto è abbastanza veloce, ma quello che stupisce è che i 16 megapixel non sono solo sulla carta, ma sono effettivi, reali. Ecco, adesso se riusciamo a tenere in mano lo smartphone, ecco, vi faccio vedere come le macro siano buone. Guardate come sono belle le foto anche in ambienti interni qui. Sì, un po' di rumore video c'è qua nelle zone scure, ma in realtà è davvero molto poco. E qui il video è qui. Questa è una foto scattata senza HDR. Intanto vorrei aumentarvi un attimo la luminosità, poi ci torniamo subito nelle impostazioni della galleria, perché come dicevo non è molto elevata. Proviamo a metterla al massimo, torniamo nella galleria, tanto vedete come può essere organizzata la galleria. E vi stavo dicendo come questa foto sia scattata senza HDR, vedete, e con HDR. Guardate com'è stata schiarita, come ha lavorato bene la modalità HDR. Qui volevo farvi notare come sia molto buio il cielo, ma nonostante ciò, se io vado a zoomare, vedo davvero tanti dettagli della foto, davvero elevata la qualità della fotocamera. Le macro, manco a dirlo, ottime in assoluto. Come potete vedere è apparsa una manina per il gesture, che non riuscirò mai a fare con la telecamera davanti, però ci potrebbe permettere di muovere la mano e passare una foto all'altra. Ecco, l'unico campo nella fotocamera in cui perde è in notturna col flash. Qua non era completamente assente la luce naturale e è stato usato solo il flash. Il flash che purtroppo non è molto potente. E torniamo indietro all'interfaccia della fotocamera, perché vi volevo fare notare anche quella frontale di fotocamera, perché questa davvero merita una menzione. Sono 8 megapixel le foto scattate con la camera frontale, anche qua 8 megapixel davvero di qualità. E guardate come sono scattate bene le foto dalla camera frontale. Ok, io non sono tipo da autoscatti, vi pregherei di non guardare il soggetto, ma di guardare la qualità della foto. Davvero un'ottima camera frontale. Passiamo ora ai video, i nostri video di test che si trovano sempre qua nella galleria per farvi vedere cosa riproduce e cosa non riproduce. Partiamo dal 1080p. 1080p che vi anticipo viene riprodotto senza nessun problema. Guardate anche come sono belli i colori. Gamma cromatica, ripeto, davvero buona di questo display. E il DVX viene riprodotto senza problemi, a parte quello canonico dell'audio in formato AC3 che i MediaTek non riescono a riprodurre, ma comunque la velocità di ricerca e di riproduzione del DVX è davvero buona. Quindi adesso passiamo alla parte gaming. Parte gaming dove i MediaTek Quad Core soffrivano molto. Siamo giusto reduci da la prova di alcuni Quad Core MediaTek e vi ricorderete quanto ci metteva. Qua, come vedete, il tempo di caricamento è molto buono, così come la sfumatura del display. Bello anche il fatto di poter usare il gioco a schermo intero, visti i tasti sulla cornice. Andiamo a far accendere il gioco, abbassiamo il volume perché, come vi dicevo, l'audio di questo smartphone è davvero buono. Ruotiamo a sinistra, ruotiamo a destra, freno e cambiamo telecamera. Specchietti ovviamente attivi e vediamo quanto rende il gioco. Semafori e partenza.
Arriviamo come al solito alla prima curva. Se riusciamo a non schiantarci prima. Ok, come vedete nessun problema di sorta per questo processore MediaTek octa-core. E quindi parte gaming notevolmente migliorata, purtroppo peggiorata quella browser. Speriamo in futuri aggiornamenti da parte di Wiko o da parte di MediaTek. Parliamo ora di impostazioni software. Sono tante le impostazioni software. Intanto torno un attimo indietro, vi dico che lo smartphone usato intensamente come in questi minuti scalda davvero tanto. Voi non potete sentirlo, ma dietro ci possiamo cuocere un uovo. Andiamo a vedere ora, dicevo, le impostazioni. Ottima come sempre la gestione dual SIM dei MediaTek, dove possiamo impostare le SIM predefinite e i colori delle due SIM. La connessione dati può passare da una all'altra senza cambiare posto alla SIM. E qua l'impostazione, come potete vedere, per programmare l'accensione e spegnimento del telefono, ma questo menu delle Smart Gesture. Anche qui, come potete vedere, qualche piccolo problema di traduzione, ma qua vi faccio vedere una carrellata di cosa siano queste impostazioni, poi vi fermate il video se volete leggere correttamente. Sono tanti i gesti che possiamo fare passando la mano sul sensore dello smartphone. Possono essere utili o meno, ma tant'è che ci sono. E andiamo ora a vedere la versione di Android che equipaggia questo smartphone. Come anticipato, è la 4.2.2, perché MediaTek ancora non ha rilasciato aggiornamenti ad Android KitKat, purtroppo. Sicuramente un aggiornamento farebbe solo che bene a questo Wiko. Andiamo ora a vedere i 16 GB di memoria come sono formattati. Andiamo sotto la voce memoria, che è, se la trovo qua, ecco qui, scusate, e qui 2,41 giga di archivio interno, 10 giga di memoria telefono e possibilità dell'USB on the go tramite apposito adattatore sulla presa micro USB. Vi faccio vedere anche un po' di personalizzazione che Wiko mette in questo iWay. Qua la gestione della home principale, qui gestione dell'avviamento, tradotto un po' così, l'impostazione degli effetti di scorrimento del drawer e di tutta la home. Qui le possibilità di cambiare lo sfondo e tenendo premuto il solito menu per i widget che si trovano nel drawer, come potete vedere qua. Ecco, se proprio vogliamo fare una critica a questa personalizzazione di Wiko, è che le icone sono davvero grandi, non sfruttano molto bene la diagonale del display. E per quanto riguarda la fluidità generale del sistema, c'è, ma non è così elevata come ci saremmo aspettati da un processore che fa girare i giochi pesanti a questo modo. E qualche piccolo problema di ottimizzazione su questa versione personalizzata da Wiko di Android, nonostante, ripeto, la personalizzazione non sia molto elevata. Finiamo ora con la musica. Vi faccio sentire la nostra canzone di test. Ecco, come vi dicevo, il volume è abbastanza potente e la qualità sonora è buona. Come potete sentire, il suono è piuttosto corposo e c'ha anche un po' di bassi. Ecco, vi parlavo di altre caratteristiche. Non vi avevo detto che la GPU che ha fatto muovere il gioco precedentemente è la Mali 450. E parliamo un po' di conclusioni di questo Wiko iWay. Allora, ottimi materiali, ottimo touch and feel, sicuramente sembra davvero di avere a che fare con uno smartphone di fascia superiore ai 349 euro richiesti per l'acquisto. Ottimo il comparto video e audio, sia video che audio, che a livello fotografico, sia sul frontale che sul posteriore. E manca forse una stabilizzazione di sorta sulla camera, che ci costringe a tenere un po' fermo lo smartphone per ottenere buoni scatti, ma sono davvero piccolezze.
Ecco, i 349 euro devono essere giustificati però da un'autonomia maggiore di quella che abbiamo riscontrato. Speriamo che l'amperaggio della batteria basti previo futuri aggiornamenti per arrivare a sera, perché così com'è non ci arriva ed è un peccato non poter sfruttare tutto il comparto tecnico di questo smartphone. Il processore c'è, manca un pochettino di ottimizzazione software anche a livello di fluidità. Per questa recensione è tutto. Un saluto da Alessio Cinabro per androidblog.it.